Siamo da Italia Camper Sud e oggi installeremo questo kit di molle ad aria alle Top Drive System della ESI. Procediamo con l'unboxing per vedere com'è composto il nostro kit. Nella scatola abbiamo i tubi per l'aria, le staffe con la tubuleria, le istruzioni ovviamente, la scatola con i manometri e le nostre due molle ad aria. Antonio, ora che il nostro kit Top Drive è sul tavolo, cosa succede? Domenico, alza! Andiamo ad iniziare le operazioni di montaggio del kit. In questo momento Domenico sta procedendo alla rimozione dei tamponi di fine corsa. Nella sede dei tamponi originali, Domenico ha fissato per prima cosa la piastra alla quale andrà ancorata la sospensione. Adesso si procede al fissaggio nelle staffe di supporto con i perni in dotazione. Uno dei vantaggi del kit Top Drive è che la sospensione e i suoi supporti si infilano esattamente negli spazi originali lasciati dalla sostituzione del tampone di fine corsa, quindi non bisogna fare modifiche di alcun genere. Ora li assesto solamente, in modo che dopo li metti in tiro e facciamo la serrata definitiva. La prima è andata. Olè! Dopo aver fissato le molle ad aria, adesso si procede con il passaggio dei tubi dell'aria che convergeranno verso la cabina guida e al posto di sinistra, sul battitacco, verranno montati i manometri che servono per il gonfiaggio delle sospensioni. Adesso andremo a creare un passaggio nel battitacco per i tubi dell'aria che andranno collegati ai manometri. Ora io dovrò iniziare. Pure alto prima, così. Sì. Allora, mo inizio a staccare tutto quanto qua. Adesso verrà forato il pannello che è sul fianco del battitacco per inserire i manometri che servono al gonfiaggio delle sospensioni. Qua viene qua così perché fa entrata 1 e entrata 2. Giusto. Facciamo pure le forature per ancorare questo qua. Adesso che Domenico ha forato le parti in plastica del battitacco, si procederà al passaggio dei cavi. Non si vedrà nulla e arriveranno direttamente in cabina. Eccola. Adesso che i tubi dell'aria sono stati passati, si completerà l'installazione con i manometri.
il nero sì. qui perché giustamente è al sinistro, è al sinistro. E il rosso di qua esatto. che è il destro. Una volta collegati i tubi e fissati i manometri alla paretina, l'impianto è chiuso. Adesso bisogna solo tendere bene i tubi e mandare le molle ad aria in pressione, così che possano sostenere il camper. Adesso mettiamo in pressione l'impianto per una prima prova di tenuta e vediamo se la sospensione effettivamente sale. Perfetto. Dopo aver mandato in pressione le molle ad aria, vengono serrati i bulloni e vengono tirati i tubi dell'aria per il fissaggio definitivo. E da oggi si corre sul velluto!